Ci sta tutti quinte? Come lei mi ha ordinato, maestà, 300. 300? Come 300? Oddio, perché niente era 300? Ma come cazzo? Guarda un papì che io ti avevo detto 300.000, no 300. Di 1.000 ne sono desi. Franci, settembre all'Amplifon, nel mese dell'udito. Perché non deve far vedere queste orecchie, ah? Sì, ma sta, so capito, ma l'udito va buono, e le orecchie che non funzionano. Ma potemmo vincere la guerra, no? No, dimmi, potemmo vincere la guerra. Altro che guerra. Sta mazza vincemo, non la guerra. Boh, va bene. Vediamo chi è se 300 cani morti. Questo, per esempio, chi è? Petronio si chiama. Agli ordini, maestà, Petronio di Camillo, da Castilendi. Oh, sta a posto. Questo invece è Fernando Tritamarrocche da Penne, Mario Tagliacitrone da Vasto. Camille Billy Capillo. Camille Billy Capillo, presente. Pronto a morire con lei, trafitto da 10.000 frecce. Camille, grazie, Soldati spartani, dopo il bellissimo augurio del soldato Camillo, mentre con la sinistra impugnate coraggiosamente la lancia, con la destra grattetevi fortemente le palle. E cazzo! Leonida! Scusa, ma do cazzo stai da lì? No, no, scusa il francesismo, ma a te che te ne frega? Scostumato, che così si risponde? Beh, Luigi ha ragione, eh. Picchia, picchia un cazzo. Ma bocca se lo repu dici quello che ti pare. Esattamente. In fondo su vicchiarelle. E dai, Ti ha chiesto dove stiva lì? Mica ti ha detto un culo a mamma te. Uè, se non smetti di dirmi che sono vecchia, ma un culo a mamma te lo dica a te, va buono? Ma va buono, eh? Allora diciamo che vai a fare una guerra. E mi porto 300 soldati perché da solo altrimenti non ce l'appozzo. Sì, ci stanno 300 soldati, tra cui anche Camille e Billy Capil, pronto a morire per lei, trafitto da 10.000. Aia, pronto a farsi i cazzi suoi. Camille, avaste. Mica potevi marciare anche la mano sopra le palle. Allora, sei contento, ce ne potevi. E tu uccidi le persiane? Solo in 300 soldati. Ma allora tu, immagini, tu facci. Consigliere, forse non ci avevo capito. Cioè, tu niente sti parla. Un ghindogno di manupelle. Tu sti parlando anche Leonzio, re di Sparta. E pacita a me? Sì, quando a scatolette di chi te catta se ne magnasse persiane. Scusa, consigliere, ma gli si è detto allo re che le persiane niente le atte persiane? Boh, io pensavo che esse le sapoi. Boh, io le provo a te. Indese che ha detto lo vecchio. Vecchio. E allora in culo a mamma. Ha detto in culo a mamma. No, quelle. Lo fatte delle persiane. Ancora che se persiane. Ah, va, se fa correnti, chiudetele. C'è santo, consigliere, ma lo re ci è o ci fa? Ma che me ne frega a me, non vuoi sapere più niente. Scusi, re Leonzio, ricordati di parlare con gli oracoli. Sì, va buono.